La nostra attesa è stata premiata, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta anche oggi. Sì, oggi riprendiamo un po' un discorso avviato già da un paio d'anni su fare i conti con l'ambiente, alla ricerca questa volta del vero capitale. Esatto, l'ultima volta avevamo parlato di mucche, se vi ricordate sì, di mucche. Sì, mi rendo conto che il mio appello allora allo stipendio alle vacche non è stato seguito molto. Quindi oggi faremo un altro appello altrettanto importante. Sperando che non cada così nel vuoto. A furia di fare appelli, ad un certo punto qualcosa deve succedere. Certamente. Io oggi vorrei affrontare un tema completamente diverso. Sì. Drammaticamente, profondamente, seriamente politico. Beh, credo che si faccia fatica a non trattare di politica di questi tempi. Poi lo vorrei fare partendo dal successo formidabile della Merkel. Guardi, io avevo preso alcune note e sarei caduto lì, perché l'agenda della settimana, secondo me, tratta di tre cose abbastanza importanti. Sicuramente le elezioni tedesche, poi vabbè, non stiamo a parlare della squalifica di 3 giornate di Balotelli, perché questo interessa solo alcuni, però diciamo che un altro argomento è sicuramente la svendita dei gioielli di famiglia e poi anche la settimana della moda. Naturalmente dal punto di vista della reputazione che porta nel mondo questa cosa, quindi per i risvolti economici che hanno, non certo per parlare di vestiti di modelli. Ecco. Però sicuramente l'argomento delle elezioni tedesche è quello che penso che attiri maggiormente, almeno dal mio punto di vista. Una cosa molto importante è la dimostrazione di attaccamento, o comunque la dimostrazione che i tedeschi hanno dato di come intendono il senso dello Stato e la propria voglia di andare avanti. Ecco. Sì, non si può parlare nel caso tedesco di una sorta di affetto erotico per la cancelliera? No, per questo assolutamente credo che sarebbe difficile, anche se a volte non si sa mai. Sì, non si sa mai. Ma innegabilmente si tratta di un dato che per noi è abbastanza inconsueto. Allora, chiedo scusa. Ecco, funziona. Sì, ci siamo. Si tratta di un dato abbastanza inconsueto, perché premiare la Merkel per una politica di convinzione richiede un'analisi un po' più attenta sul caso Germania. Dietro la Merkel ci sono tre posizioni serissime. Una è un'attenzione reale al sistema capitalistico tedesco, che non ha nulla a che vedere con alcuni altri sistemi del capitalismo europeo, perché è un sistema che ha la sua origine renana nella mescolanza di partecipazione e di coinvolgimento, cioè nel fatto di credere che non è il coinvolgimento di tipo predatorio nostro che vince, ma che la struttura sociale dell'articolazione di un sistema di produzione sia fondamentale. Mi spiego meglio. C'è una roba che è successa in Germania nell'ultimo governo di Schröder, che è alla radice dell'abbassamento formidabile, per esempio, della disoccupazione in Germania. Cioè, la Germania è il paese oggi col tasso di disoccupazione più basso d'Occidente. Questa meccanica è nata da una riforma, l'ultima riforma di Schröder, che era Hartz IV. Ora, mi ha colpito moltissimo il fatto che tutta la stampa italiana, dalla A alla Z, dalla destra alla sinistra, passando dal centro, del Hartz IV non parla mai. Posso fare un'interrogazione all'aula? Chissà chi è cos'è il Hartz IV? Hartz IV? Nessuno. È curioso che, no, ma è interessante, perché il pubblico presente qui è un pubblico colto, è un pubblico sensibile. Quindi se non si sa che cos'è Hartz IV, vuol dire che il nostro sistema di comunicazione ha dimenticato di affrontare il tema con il quale la nazione più importante d'Europa, la locomotiva europea, si sta oggi orientando verso il suo futuro. Ma io, cosa ho fatto? E non è una cosa marginale. Cioè, come non sapere che l'America è in guerra, per esempio. Io so solo, ma probabilmente sbaglio, quindi mi espongo al pubblico ludibrio, che questa misura appunto portata a segno da Schröder gli è poi costata la prosecuzione della
è costato la poltrona Schröder, però in realtà ha consentito alla Germania di portare il tasso di disoccupazione al più basso livello d'Occidente e la sua macchina produttiva ad un'efficacia illimitata. Allora ci sono, a mio parere, due sistemi, due cose molto curiose della Germania di oggi che ci permettono di capire la Germania di oggi. Anzi, tre. Uno è Hartz IV. Due è il non limite di velocità in autostrada. E tre è una lettura dell'ecosistema germanico radicalmente rivista. Hartz IV vuol dire avere abolito la conflittualità storica del sistema del lavoro e aver rivisto alla radice la normativa del lavoro, sostenendo che è meglio trovare ipotesi di lavoro anche in situazioni di emergenza o di rapidità, che vuol dire anche di stipendi bassi, piuttosto che non aver lavoro affatto. Vuol dire accettare una contrattazione che non sia necessariamente sempre nazionale, ma apprezzare ogni ipotesi di formazione anche di lavori temporanei. Hartz IV si basa su un'ipotesi di flessibilità del mondo del lavoro che poi chiamare un tedesco flessibile sembra di per sé assurdo. Eppure è successo che il paese flessibile di mente per natura, il nostro, è diventato congelato. E il paese, i crucchi che di per sé sembrerebbero tutti dei chiodi ancora sull'elmo di Guglielmo II, sono diventati flessibili. Il fatto concreto è incredibilmente significativo, perché la flessibilità tedesca ha consentito l'abbassamento fortissimo del tasso di disoccupazione e il coinvolgimento soprattutto delle aree giovanili nel mondo del lavoro. Mica roba da poco. Facciamoci un ragionamento. Certo. Secondo punto interessante. In Germania non c'è limite di velocità. Strano sto fatto, eh? Allora, io ho pagato in un anno 45.000 euro di multe a Equitalia per eccesso di velocità, perché ogni tanto vado a 138 all'ora in autostrada. Non credo di essere particolarmente irresponsabile, anche perché un'automobile che va a 240, quindi l'avranno fatta in un modo intelligente. I tedeschi hanno inventato una normativa che ha stimolato il prodotto. Questo parlo a quelli che hanno più o meno la mia età, i giovani non sono in grado di ricordarselo. 40 anni fa l'industria automobilistica italiana era la più avanzata d'Europa. Cioè, io allora vivevo da ragazzo in Francia e possedere un'automobile italiana era una sciccheria. Poi noi abbiamo fatto l'accordo assurdo, il vecchio faraone con il sistema produttivo, in base al quale il faraone si è mangiato tutte le aziende automobilistiche italiane e ha fatto una scelta molto semplice: produrre le macchine peggiori. Producendo le macchine peggiori, la normativa ha seguito l'indicazione del faraone, ha detto: a più di 130 all'ora vi sfasciate con questa roba qua. I tedeschi hanno preso un'altra strada, hanno lasciato convivere 5 grandi aziende in costante competizione, hanno adeguato la rete autostradale a questa competizione, e in Germania l'ultimo viaggio bizzarro che ho fatto con autista mi aveva prelevato a Strasburgo, quindi in fondo alla Francia, per portarmi a Bonn, perché mi aspettavano l'opera a Bonn. Era una macchina, era, non so, quelle 24.000 cc di cilindrata che erano i tedeschi, guidata da un polacco che era grande più o meno quanto l'automobile, e guidava come una macchina anche lui. C'era scritto 120, andava a 120, poi andava via, cancellato 120, andava a 190. E la cosa fantastica, sono arrivato in orario a Bonn, ma soprattutto il numero di incidenti in Germania è inferiore al numero di incidenti in Italia. Cosa vuol dire? Che la programmazione laica dà risultati positivi, la programmazione fideista porta alla catastrofe. Su questi temi noi non abbiamo il diritto di ragionare, perché si nascondono questi temi dietro una serie di tabù. Ora, perché parlo di questo argomento mentre dovremmo parlare di ecologia?
perché l'argomentazione è la medesima in tutti i campi. Cioè, noi abbiamo perso in Italia la capacità di essere pragmatici, matter of fact, anche se lo siamo stati a lungo, e siamo caduti in una serie di ipotesi post-ideologiche. L'ideologia è morta, ma la post-ideologia è una patologia peggiore dell'ideologia, perché è un'ideologia un po' così da strapazzo, non ha neanche bisogno di richiamarsi al Capitale di Carlo Marx, si può richiamare all'ultima stupidata scritta dall'ultimo commentatore, oppure che ha fatto generare un frisson nell'ultimo percorso di tipo populista che sta tentando di conquistare un'opinione trasversale per avere due voti in più. La questione oggi richiede una riflessione molto seria, perché se la conseguenza finale è un crollo radicale della competitività, probabilmente dobbiamo pensarci sopra. Questo è il primo punto, ed è il primo punto reale su quello che è il sistema tedesco di oggi. L'altro è Hartz IV, cioè aver affrontato con la stessa franchezza la questione del lavoro. Il terzo punto è ancora più grave, e lo racconto dal mio lato da impiegato statale. Io sono un impiegato statale perché faccio professore universitario, quindi sono impiegato statale, no? In Italia noi iscriviamo all'università oggi il 7% della generazione, e di questo 7% riusciamo a laureare un po' più della metà. In Italia noi laureiamo fra il 3,5 e il 4%. I tedeschi laureano il 21%. È vero che un italiano vale 3 tedeschi come intelligenza, siamo molto più svegli, più rapidi, però è anche vero che in una prospettiva avere una popolazione dove il 21% è laureato e avere una popolazione dove il 3,5% è laureato genera una forbice di allontanamento nella capacità di comprendere il mondo nel quale si vive, che è drammatica. Cioè noi generiamo un ecosistema intellettuale che sarà nel futuro dell'Europa radicalmente diverso dal resto. Terzo tema, la Merkel ha vinto grazie anche all'appoggio dei Grünen, dei Verdi. Ora, i Verdi in Germania sono talvolta il terzo partito, se non il secondo, ma hanno il governo di alcune delle grandi città, il governo di Berlino è dei Grünen, Tübingen è dei Grünen, tante città importanti sono dei Verdi. In Francia non è molto dissimile la questione, cioè l'ex gruppo di Cohn-Bendit raggiunge in media dal 19 al 21% di consenso e riesce a equilibrare quello invece lugubre rappresentata dalla figlia di Le Pen, quel gruppo di neo-antico francesi che vorrebbero cuocere tutti gli algerini, vietare agli ungheresi di esistere, perché sono spaventati, sono terrorizzati dalla mutazione della società nella quale vivono. Ebbene, noi quel pezzo lì dove l'abbiamo messo? Perché noi non abbiamo quella parte lì? E torniamo a parlare di questioni ecologiche. In realtà noi abbiamo un grande colpevole, che è Pecoraro Scanio. Cioè, uno che ha avuto Pecoraro Scanio non può più avere i Verdi. Cioè, perché io mi sono chiesto molto a proposito del successo, non lo nomino perché a mio parere non porta troppo bene, del Peloso di Genova. Il Peloso di Genova ha un socio che è più peloso ancora, che è del Lago Maggiore e po' piemontese anche, il quale ha fatto un video che vi invito a guardare, che si chiama Gaia, e se uno vede Gaia si rende conto che il pensiero di Goebbels era una roba da sacrestia accanto. Cioè noi abbiamo trasformato la coscienza ecologica in una coscienza neonazista e non abbiamo avuto il coraggio di rendercene conto. Adesso per fortuna hanno raccolto delle persone così improbabili che hanno portato nella rappresentanza nazionale, che fra di loro un po' si litigheranno, cioè non succederà quello che è successo col crappone di Predappio, cioè non prenderanno il potere. Però nel frattempo generano un guaio potentissimo su quella che è la prospettiva nei confronti dei temi centrali del paese, perché spostano ancora una volta
la questione della quale stiamo parlando noi, che è la questione della sensibilità sull'ambiente, lo spostano nella direzione dei peli grigi. Allora, questi sono i temi che noi dovremmo avere il coraggio di affrontare in un modo molto, molto franco, molto sereno, però oggettivamente noi viviamo in un paese patologico. È ovvio che dopo un ventennio di calvizie impiantata possa venire un'ipotesi di peli grigi esagerati. Cioè è un fatto legato alla capigliatura, non al pensiero. Se fossimo in grado di immaginare un passaggio dalla cute della testa al cervello che questa testa contiene, probabilmente faremo un passo avanti. Cioè, il vero passaggio è quello, passare dai peli alla materia grigia. Beh, io però scusate, ci sta, Questa è una prolusione che permette però di entrare nella questione dell'argomento, cioè che cosa immaginiamo dell'Italia? Cioè, io mi chiedevo, venendo qua... Che appunto, progetto abbiamo dell'Italia? Appunto. Che cosa ci possiamo immaginare? Allora, ogni tanto parlo di questioni personali quando hanno un rilievo politico, quando non ce l'hanno ognuno se le tenga sue. L'esperienza più deludente che mi sia capitata negli ultimi 2 anni è stato un triste viaggio a Bruxelles per un'audizione da Barroso. Barroso faceva un'audizione sui temi culturali. Io sono partito un po' così come un ragazzino pieno di fiducia e sono arrivato in un tristissimo teatro di Bruxelles 1920, un po' cadente, dove ci è stato offerto un aperitivo triste in bicchieri di plastica con vino bianco tiepido. Una tragedia. Una tragedia. E roba da andare via. Sì, no, una roba. Infatti mi sono talmente depresso che mi sono fermato a Grand Place a mangiare una soglia e ho perso l'aereo. Ma perché mi sono depresso? Perché incontrando Barroso ho incontrato un cardinale seicentesco sovralimentato al quale i temi che gli venivano proposti non interessavano per nulla. Beh, è un funzionario, sì. Alla fine. E lui comunque, altro che funzionario, è un protagonista, è uno dei commissari della comunità, è un uomo che dovrebbe rappresentare l'utopia del nostro futuro, ma rappresenta invece un grandissimo apparato digerente del nostro presente. E l'argomentazione era veramente drammatica, cioè qual è il nostro avvenire? Io faccio parte degli europeisti convinti, vengo da cultura europeista, penso che per essere normali bisogna parlare almeno 3 lingue, se se ne parlano 5 ancora meglio, anche se poi si aggiungono 3-4 dialetti ancora meglio, penso che la nostra intelligenza di europei venga proprio dalla nostra capacità di affrontare ogni tema con tanti punti di vista. Ciò che ci distingue dagli americani, che vedono tutto semplificato. Per gli americani il mondo è semplice. I francesi mangiano camembert, gli italiani avvolgono gli spaghetti, i tedeschi bevono birra, mangiano würstel e l'Oriente va conquistato. Cioè, il quadro americano è facile. Però il quadro americano, che quanto sia facile, adesso un po' va in crisi. È andato in crisi proprio per via della sua facilità, è la sua facilità che ha generato la catastrofe nella quale viviamo da ormai quasi 10 anni. Allora, in questa prospettiva mondiale, la risposta naturale della nostra complessità europea vera diventa uno strumento interessante. I dibattiti che l'Europa ha portato avanti diventano dibattiti interessanti. Noi purtroppo non ce ne rendiamo conto e neanche tanto gli europei se ne rendono conto, devo essere onesto. Cioè, Bruxelles delude e noi siamo delusi, ma di fronte alla delusione doppia loro e nostra, la strada sbagliata sarebbe la fuga. Quel peloso di Genova vorrebbe tornare allo zecchino genovese, alcuni lombardi del quello lì da Giussano vorrebbero tornare alla moneta ambrosiana. Non serve quella strada, cioè noi dobbiamo tentare di immaginare invece una grande meccanica europea e capire quale è. Allora, che cos'è la meccanica europea di domani? È un incrocio di una serie di cose.
Uno, non è solo finanziaria, non può essere solo economica. Due, deve essere di pari opportunità. Cioè, se noi laureiamo 3,5 e i tedeschi 21, dovremmo tendenzialmente riuscire a laureare il 10. Se noi abbiamo una grande difficoltà nel fare un nuovo edificio, i tedeschi una grande flessibilità nel farlo, dovremmo immaginare forse una flessibilità maggiore. Cioè, se il mercato del lavoro da un lato è bloccato, dall'altro lato è aperto, bisogna trovare una mediazione. Ma soprattutto dobbiamo essere in grado, se pensiamo di avere delle cose che ci accomunano, come quella monetina, di avere degli stessi diritti di qua e di là, cioè i diritti di pensione, i diritti sociali, i diritti ambientali dovrebbero essere gli stessi. Ecco, questo è un po' l'inizio per fare un discorso serio su che cos'è l'ambiente. Certo. E che cos'è l'ambiente in questo campo? E visivamente certo che se voi vi fate un bel Monaco Norimberga, l'ambiente è più preservato. Però è anche vera una cosa curiosa, che il numero di specie di uccelli storici sopravvissuti in Germania è inferiore a quello in Italia. Ed è altrettanto vero che io ho avuto un cardellino selvatico in terrazzo da me per 3 anni, nel centro di Milano. Allora, è di questo caos che dobbiamo parlare, perché se no rischieremmo di semplificare troppo la questione. Se no diventa una cosa che dice, allora va bene, tanti pini e siamo a posto. No, non è vero, con tanti pini siamo a posto. La questione è veramente complessa e tocca il tema fondamentale. Io mi ricorderò sempre un bellissimo pezzo di intervista che ho fatto tanti anni fa a Daniel Spörri, l'artista svizzero, che stava su questa collina in Toscana che aveva trasformato nel suo museo a cielo aperto. E col bel accento svizzero diceva, ta ta ta, ma che cosa è questa questione della natura? La natura è terribile, la natura fa morire. È bella la Toscana perché la Toscana non è natura, è l'uomo che ha trasformato la natura. Allora questo è il nostro tema. Cioè noi dobbiamo capire in che misura questa penisola bizzarra che abitiamo possa ancora assomigliare al grande affresco senese del buon governo. Qual è il rapporto fra il costruito della città e gli esterni alla città? Qual è il rapporto fra i luoghi di produzione delle merci e il luogo di produzione dei cibi? Qual è il rapporto fra la qualità dei paesaggi? Cioè, che cosa vuol dire antropizzare in un modo corretto? E mentre l'ultima volta che ero stato qua abbiamo affrontato il tema un po' così sulla mucca, era molto divertente, oggi abbiamo un tema in più da affrontare molto serio, soprattutto in questa zona, cioè da Bologna fin qua, che cosa facciamo col terremoto? Qual è la lezione che ci ha dato il terremoto? Ci ha dato una lezione incredibilmente interessante. Ne parlavo recentemente con un gruppo dirigente di una delle banche del Veneto, non posso dire chi, se no sembra che faccia pubblicità. Loro si sono posti un gravissimo problema. Le aziende che avevano linee di credito sui valori immobiliari dei loro capannoni oggi si trovano in una situazione difficile, perché quei capannoni non valgono più niente. Io risposi a questo qua della banca, ma siete voi che avete sbagliato, non il terremoto. Perché che motivo c'è di trasformare un bene pubblico in una garanzia privata? E mi spiego meglio. Cos'è il bene pubblico? Il bene pubblico era la qualità delle nostre campagne, la qualità ottocentesca dei nostri paesaggi. Prendere quella qualità e con un atto banale del comune trasformare l'agricolo in edificabile vuol dire generare una ricchezza che apparentemente può funzionare come garanzia bancaria, ma che nella realtà non ha mutato nulla, perché sempre di terreno si tratta. In realtà quel terreno industriale per la comunità non vale di più, vale meno, perché ci ha tolto un pezzo di struttura del nostro territorio e l'ha handicappato per fare una roba che più di tanto non serve. Non abbiamo mai pensato ad un'organizzazione territoriale.
I tedeschi, anche lì, mi spiace dover citarli perché sono sempre loro, però un po' stanno nel male, un po' stanno anche nel bene. Cioè, gran parte della Germania oggi non considera più possibile una normativa urbanistica per unità inferiori a 30.000 persone. Detto in parole più semplici, da noi ogni comune, anche di 600 abitanti, ha l'abitativo, il commerciale, l'industriale e l'artigianale e l'agricolo, colori diversi. Sicché alla fine, quando uno fa il giro delle nostre campagne, ad ogni incrocio comunale c'è una fabbrichetta, poi dopo c'è l'altro incrocio comunale con un'altra fabbrichetta. I tedeschi, che sono in questo oggettivamente tonti ma organizzati, dicono: ma proviamo a mettere insieme 42 comuni e fare un'unica zona di fabbrichette e il resto lo teniamo intatto. Questo l'avevo avanzato in una di quelle robe lì del Santoro, la sua nuova trasmissione, che c'erano dei signori che non erano d'accordo. E lui disse: guardate, fate una cosa semplice, adesso andate a casa, aprite Google Map e guardate la Baviera. Una cosa è certa, la Baviera è più industrializzata come competitività mondiale di quanto non lo sia, per esempio, una parte del Veneto, o di quanto non lo sia la Romagna o l'Emilia, che hanno sofferto il terremoto. È più industrializzata come fatturato mondiale. Eppure, se la guardate su Google Map, troverete un paesaggio ancora conservato. È una prova facile, fatela anche voi. Cioè, allora, come mai loro, pur tonti che siano, sono riusciti ad organizzare un ambiente che ha consentito la conservazione storica e l'evoluzione contemporaneamente, mentre noi abbiamo preso l'eredità storica come se fosse stata res nullius e l'abbiamo sostanzialmente divorata? Ecco, è in questa considerazione che sta il successo della Merkel. Quindi è un problema che va a monte, cioè è l'italianità che è diventando un problema. È un problema che va a monte e che viene, non sappiamo da che cosa onestamente, viene dal frazionamento delle nostre aree di decisione. Viene dalla rottura di un sistema che fino all'unità d'Italia era ancorato a delle unità di verifica più ridotte, che la centralizzazione del paese ha radicalmente cambiato, che non ha trovato una risposta nel regionalismo, perché non ha trovato delle normative neo-indipendenti nel sistema regionale e sicuramente non sono le proposte di Alberto da Giussano che potranno dare una risposta concreta a questo tema. Ma questo è il meccanismo complessivo. E su questo meccanismo complessivo noi abbiamo lanciato in modo molto goliardico, perché io rimango comunque un situazionista, mi piacciono le provocazioni. Noi abbiamo lanciato una provocazione, è nata per caso 2 anni fa, perché eravamo a Tivoli per fare una serie di riprese sulla villa di Adriano. E in quel periodo, poveretta, la Polverini voleva anche lei aver diritto a una discarica. È vero che ogni presidente di regione ha diritto a un paio di discariche, se no come fa a essere rieletto, no? A lei gli mancava questa discarica, solo che aveva sbagliato, proprio la voleva mettere davanti alla villa di Adriano. Allora, lanciamo un appello, ma molto improbabile, cioè lo lanciai da una trasmissione televisiva e lo lanciai da quella rivista di arte che dirigo, che è Arte Dossier, che però ha 21.000 copie vendute e soprattutto fra gente che si occupa di storia dell'arte. Lanciamo la provocazione di dire: proviamo a fare il 1° maggio invece che in piazza, lo facciamo per difendere Tivoli. Pensavo che arrivassero 200 persone, sono arrivate 6.000. È stata una cosa molto festosa, poi sembrava una cosa un po' britannica, perché c'erano anche delle signore che facevano i maccheroni, no? Era molto simpatica la faccenda. E fu notata, ebbi la possibilità, grazie a quello, di sollevare la questione con la Cancellieri, che allora era il ministro degli interni. Fatto sta che si è bloccata. Allora, ci sono dei momenti nei quali la presa di coscienza può consentire di cambiare rotta, ma quello che ci manca a monte è il disegno prospettico del futuro del paese. Qual è il futuro dell'Italia? Cioè, e
rispetto a questo futuro, che cosa facciamo con i materiali formidabili ereditati dalla storia, che talvolta sembrano ingombro, forse lo sono o forse sono un'opportunità? È da lì che è nato il passo successivo, così faccio un racconto complessivo. È nata questa sigletta, mi spiace di non averla oggi, perché sennò l'avrei distribuita, ma però se me le compro io, devo, poi mi costa anche, che si chiama Save Italy. Save Italy. È nata questa sigletta Save Italy, che abbiamo provato ad applicare ad alcune situazioni italiane e sulle quali ci è nato un sogno di assoluta provocazione, che io ho il diritto di fare perché, avendo la cattedra a Palermo, ho provato a usare la parola d'ordine con i miei studenti per capire se si offendevano o meno. Perché abbiamo inventato questa parola d'ordine sul meridione che si chiama Terra Omnia, che è la storpiatura della parola Teronia inventata dai Lombardi. Immaginiamo che il meridione sia veramente Terra Omnia, la terra complessiva, la terra nella quale è nata la cultura occidentale che poi ha generato l'Europa. E poi è così. Poi è così, no? Cioè andiamo a dire alla comunità d'Europa, al Barroso lì che dorme dopo le sue aragoste, guarda, ti devi ricordare una cosa, che se l'Europa esiste è perché c'è stata Terra Omnia, è perché c'è stata Magna Grecia, è perché c'è stato un patrimonio formidabile che si è sviluppato lì sotto e che sta morendo, che sta oggettivamente morendo. Possiamo immaginare un piano Marshall per salvare il meridione? Cioè, unica ipotesi antimafiosa esistente, perché il mafioso non è capace di piantare un chiodo correttamente, si fa male le dita per quello che usa il mitra, non ha capacità tecniche, cioè i mafiosi fanno dei ristoranti dove si mangia malissimo, figuriamoci se dovessero fare un decoro ad affresco, cioè non ce la fanno neanche. Possiamo immaginare un piano non italiano, non ne abbiamo la forza, un piano europeo di restauro dell'Italia, ma non vado fino, vado anche nel meridione del nord, cioè possiamo immaginare che la Reggia di Colorno torni a vivere dopo le rotture del terremoto come un simbolo della qualità storica e del dialogo fra le case reali di Francia e l'Italia di Parma. Cioè, possiamo immaginare che questo patrimonio sia uno strumento della nostra competitività di domani? Io credo di sì, e qui arrivo al terzo punto dal quale eravamo partiti, che è la moda. Perché siamo noi vincenti nelle famose 4F, Food, Fashion, Furniture, Ferrari? Perché ci sono delle cose che non si imparano, stanno nel DNA. Io, mio adorabile amico, che è uno dei più potenti architetti di Cina, Michu Shanghai, un ragazzo che dopo essere stato costretto a fuggire perché faceva parte degli oppositori di Tiananmen, ma si vede che era legato a una buona famiglia, perché i cinesi sono cinesi, mica si capiscono subito, l'hanno mandato per 6 anni in Norvegia per evitare di doverlo fucilare. Quando è tornato, gli hanno affidato tutto il piano urbanistico del petrolchimico a Shanghai. Ha fatto delle cose anche molto belle. Però ero da lui nello studio, una specie di roba sempre, loro sembra sempre l'ufficio del dottor No, cioè una cosa da James Bond, viene paura. Ero nel suo studio e ho toccato dei mobili e ho detto: ma Michu, ma ti rendi conto che la finitura di questi tuoi mobili fa schifo? Cioè, non hai i polpastrelli? E ho capito che ho detto una stupidata, che lui non ha i polpastrelli. Cioè, un nostro mobiliere marchigiano, friulano o brianzolo ha dei polpastrelli che hanno 12 secoli. Questi polpastrelli di 12 secoli sentono immediatamente se una laccatura fa schifo o meno. Così come un nostro lanaiolo veneto o piemontese o lombardo sente subito se una stoffa è vicina al cashmere o alla juta. Queste caratteristiche sono genetiche ormai, cioè sono passate talmente nella vita dei nostri concittadini che sono genetiche. Allora, questi sono i materiali della nostra competizione di domani. Questi materiali della competizione hanno bisogno, per poter vivere, di una sintonia regolare con l'ambiente. E la sintonia che hanno con l'ambiente non è quella generica che
propugna il Peloso di Genova, è una cosa più complicata, perché è legata all'ambiente antropizzato. Allora, lì che nasce il progetto To Save Italy. Cioè, salvare l'Italia vuol dire restituire all'Italia la qualità del paese che aveva in passato, quando era povero ma chic, per poter fare domani un paese che sia shock, cioè che sia capace di essere ancora competitivo. Ultima considerazione, questa la dico ogni tanto perché fa ridere, ma è seria. Io ho un progetto umanitario. Un progetto umanitario che può svolgere con una certa facilità l'Italia, anche due altre parti d'Europa, ma l'Italia in modo particolare. Al mondo oggi ci sono 18 milioni di ricchi. Ricco è un termine tecnico che è stato definito con attenzione nelle imprese del lusso francese. La prima volta che mi è capitato di parlare era in un convegno Cartier-Hermès. Ricco è uno che è soddisfatta la scala di Maslow, tutti voi siete economisti quindi sapete che cos'è, la scala di Maslow è quella dei cinque bisogni primari, no? Il mangiare, il coprirsi, la levare la prole, cinque, chi ha la levare la prole, l'avere l'abitato e il riposo. Chi ha quelle cinque cose lì ha coperto la scala di Maslow, ma oltre alla scala di Maslow c'è la vita. Allora, l'Italia è l'unico paese che può offrire, oltre la scala di Maslow, i parametri di qualità. Perché li sa. Non ne ha neanche un vero merito, ma li sa. Cioè, la rivelazione mi è venuta a Hong Kong un po' di anni fa, che a Hong Kong tutto è falso. Ci sono anche le false Ferrari, cioè, perché fanno un rumore enorme, sembrano delle Ferrari ma non vanno, perché è tutto un po' ciucco. La prima caratteristica di Hong Kong è un odore difficilmente tollerabile dell'umanità. Questo perché? Perché, come facciamo noi, loro di più, sono convinti consumatori di aglio. Ma non sanno che d'estate bisogna portare i vestiti di lino. Portano dei vestiti di plastica, allora, di robe, di tessuti sintetici, tremendi. Allora, non sanno che si può portare il Tasmania dell'Oropiana, di lana. Allora, loro mangiano quei cibi lì e si vestono con della plastica. L'incrocio è un mix che rende la vita molto impegnativa se uno non è abituato sin dall'infanzia. Certo. Se poi questo lo mescola anche alla falsa Ferrari che fa un fumo nero come un vecchio diesel, giuro, Hong Kong è un posto abbastanza similare all'inferno. Allora è lì che mi è venuto e gli ho detto, ma questi li dobbiamo adottare, li dobbiamo portare a Siena e spiegargli che invece di fare i perferrari possono girare anche con una macchinetta un po' più leggera e meno puzzolente, che con una certa facilità possiamo sostituire le camicie di plastica con quelle di cotone e le giacche invece che in una fibra sintetica con un bel lino. Cotone, lino, consente l'aglio. Sì, poi che poi c'è anche imparano, trattato. Esatto, che l'aglio non devono proprio mangiare lesso per ore, ma che la soluzione migliore è, se lo sanno tutti, aglio, olio, peperoncino. Noi abbiamo salvato un abitante di Hong Kong. Allora, questa è la missione umanitaria che può essere la salvezza dell'Italia, che consiste nell'adottare un ricco. No, ci sono 18 milioni, fra poco saranno circa una quarantina, una sessantina, ce n'è uno per ognuno di noi. Noi non li chiediamo molto, li chiediamo solo di darci retta. Però per darci retta dobbiamo offrirgli un sistema di vita che non sia quello che abbiamo attualmente. Dobbiamo avere il coraggio di rimettere un po' a posto le cose. Allora, questo enorme dramma catastrofato che si chiama il meridione d'Italia, perché non immaginiamo che possa essere salvato? Queste città del nord che hanno avuto una storia industriale oggi non ce l'hanno più, penso per esempio alle città d'origine di Lane Rossi nel Veneto, perché non possiamo pensare di ripristinarle, di restaurarle? Tutto questo ragionamento serve ad applicare un concetto di ecosistema che non sia solo legato all'acqua e all'aria,
ma che sia legato al passato e alla stratificazione culturale. Cioè noi dobbiamo essere in grado di inventare un modello assolutamente nostro dove rapporti con l'ambiente, qualità della vita si combinino con eredità culturale. Se riusciamo a combinare questo accordo, garantiamo ad altre 10 generazioni una vita abbastanza agiata nella penisola. Per farlo dobbiamo avere il coraggio di batterci a livello comunitario e dobbiamo essere in grado di dire alla comunità d'Europa una cosa semplice: noi da soli non ce la facciamo. Non ce la facciamo un po' perché ci manca il confronto, non ci manca l'intelligenza, ma ci manca il confronto del dibattito, ma soprattutto perché ci mancano i mezzi. Ultima considerazione per fare un quadro preciso: i tedeschi danno, come dicevo prima, 100 euro, recuperano 123. Noi diamo 100 euro, recuperiamo 27. È troppo poco. È vero che molti dei nostri deputati vanno a Strasburgo e poi a Bruxelles perché gli hanno detto che la pizza è migliore, perché non mangiano mai foie gras perché non sanno che esiste, cioè non hanno neanche, non sanno le lingue, ma non sanno neanche che si possono mangiare le mulle a Bruxelles, no? Quindi cercano pizzerie, quindi sono oggettivamente anche loro un contributo umanitario ai pizzaioli nostri di Strasburgo e di Bruxelles. Però sarebbe anche bello che avessero una preparazione un po' più articolata sull'argomento e che avessero un'idea di quello che è il rapporto possibile fra questa vasta comunità ormai di 400 milioni di persone e la nostra penisola, che è non un appendice ma che è la culla. Noi dovremmo chiedere una mano a salvare la culla. Sì, poi ci sono dei risvolti che impedirebbero magari un tipo di controllo un po' diverso da quello che l'Unione Europea esercita già in maniera abbastanza consistente sulle nostre attività, ecco, per cui questo temo che sia un qualcosa che noi non riusciamo a tollerare. Adesso non so se sia una visione un po' troppo personale, ma penso che tutto sommato abbiamo una dose di anarchia, forse per le troppe regole che abbiamo, l'insofferenza nei confronti dell'ordine costituito, anche quando questo non vuol dire necessariamente essere ridotti a ruolo di... Però stai attento, non è una patologia europea, è una patologia italiana. Ah, certo. Io ho un rapporto personale di inimicizia con i cartellini che nei musei spiegano all'estintore che l'estintore è un estintore. Certo. Quando lo dico, mi dicono che è una normativa europea. Ce l'ho su con quelli che hanno fatto chiudere i piccoli teatri dei nostri centri urbani perché non avevano sufficienti uscite di sicurezza. Mi dicono che è una normativa europea. Poi invece vado in Germania e scopro che non è vero. Vado nei castelli della Baviera e non sono lordati dall'estintore messo sull'affresco. Vado a vedere altre parti, per esempio una delle grandi battaglie che mi toccò portare avanti quando feci l'assessore a Milano è che l'interno del cortile del Castello Sforzesco era ormai impraticabile perché aveva due cesoie per il pubblico che si erano sovrapposte. La vecchia cancellata ottocentesca, il vecchio parapetto ottocentesco, il quale aveva 3 centimetri in meno di quanto chiedeva la comunità d'Europa. I pompieri avevano messo davanti alla vecchia, al vecchio parapetto una costruzione in tubi innocenti alto 1,30, quindi avevamo un parapetto e tubi innocenti. I tubi innocenti erano lì ormai da 20 anni, erano marciti. Non mi sento, ma perché non succede a Monaco di Baviera? Perché lì hanno avuto l'intelligenza di applicare la normativa dandogli la flessibilità storica. Da noi perché ci sono tutti quei cartelloni? Perché c'è un signore che ci guadagna sopra, ecco. No, onestamente. Tutte quelle robe lì che spiegano l'estintore che è un estintore corrispondono alla vita agiata del produttore di quei cartellini lì, che ha avuto la buona fortuna di avere un parente in una commissione parlamentare che ha fatto passare una postilla in base alla quale lui doveva vendere quei baracchini lì. Però
anche in questi casi un ritorno alla discussione, al dibattito, avrebbe un senso. Certo, bisogna cambiare i valori delle priorità. Oggi la priorità è far fare il fatturato al cognato che fai. Questa priorità va sostituita con una priorità diversa, che è quella di dare un futuro possibile all'evoluzione del paese, anche se il cognato verrà costretto a fare un altro mestiere, magari fare dei cartellini di pubblicità per le scarpe. Uh-huh. Cioè, si ricicla, il cognato si ricicla e il paese prende una direzione. Sono dettagli che uso in un modo ironico, ma perché permettono molto più facilmente di capire la contraddizione che sta nel sistema che viviamo. Cioè, noi abbiamo bisogno di un forte ritorno al senso delle cose. Beh, un po' di semplificazione non farebbe male. No, non farebbe male. E ha anche una responsabilità maggiore da parte di chi. Ma io in questi giorni sto combattendo con l'ufficio dell'impiego. C'è una legge regionale che è in vigore dal 16 di settembre che permette di assumere come tirocinanti dei laureati da più di 12 mesi, cosa che non era possibile fino a poco tempo fa. Dal 16 di settembre c'è la legge, i moduli non ci sono e io non posso assumere un ragazzo che adesso ho deciso che prendo lo stesso e in un altro modo, fin tanto che non ci sono i moduli. Però adesso mi sembra veramente una sciocchezza, ecco. Certo, c'è un sistema da noi che non consente di essere pratico. Usiamo un altro modulo, poi dopo applichiamo la legge, ce lo scriviamo a mano sopra e forse sarebbe uguale. Fa sempre parte di un meccanismo che, però è un meccanismo che dovremmo avere il coraggio di andare ad indagare. Nessuna di queste perversioni è gratuita. Ah, non credo. Neanche per il ragazzo che ancora non lavora e poteva già lavorare da 2 settimane. E questo amplificato diventa il tema complessivo del paese, cioè diventa il tema per il quale là dove potremo ragionare in un modo concreto non riusciamo a portare avanti un pensiero, diventa... Allora, in una situazione del genere, qual è l'ipotesi? L'unica ipotesi è l'utopia, cioè dobbiamo immaginare un'utopia assoluta e questa utopia è quella di considerare l'Italia il luogo di nascita della civiltà occidentale e come tale di chiedere alla civiltà occidentale l'obbligo di salvare il nonno. Del resto poi l'anno prossimo i 2 semestri, il primo e il secondo, la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, prima c'è la Grecia e poi ci siamo noi, quindi sì. Volendo fare un ragionamento un pochino evoluto, magari si potrebbe anche si possono ragionare in 2 modi: prima picchi la Grecia, poi picchi l'Italia, oppure prima riconosci che la Grecia ha una funzione e poi la riconosce l'Italia. Cioè, i greci sono 4 gatti, ma perché mai hanno dovuto farli crepare così? È vero che non hanno mai avuto una passione esagerata per il lavoro, da un lato, e che dall'altro lato avevano una borghesia con i denti più aguzzi del mondo, cioè l'armatore greco non perdona, vuole proprio la pila ad ogni costo, da un lato, e poi non ha mai pensato l'armatore greco che le tasse fossero necessarie. E la inclinazione greca... Questo non si curava in Grecia, lui. Esatto, comunque. Non si curava, andava in ospedale in Svizzera, quindi il problema non c'era, cioè, no. se aveva mal dei denti prendeva l'aereo privato a New York. Allora, questo ce l'abbiamo in comune i greci e noi, cioè i nostri ricchi e i loro ricchi pensano che sono talmente importanti da avere il mondo a disposizione e quindi non vedono per quale motivo sprecare i loro risparmi sul territorio quando pensano che sia molto più divertente spenderli altrove. Ma il fatto che Grecia e Italia si seguano è un segnale che va preso con simpatia. Ah, certo. E sul quale bisognerebbe avere il coraggio di battersi proprio su quello che è il nostro ecosistema umanistico. Perché lì la questione, cioè l'ambiente, è che noi dobbiamo difendere l'ambiente umanistico. Il Partenone è importante di più di un bosco, a condizione che il Partenone sia in una città che è vivibile. Certo. Credo che sia questo. Perché adesso non è che lo sia proprio tanto. No, ci sono dei posti più tranquilli di Atene. Era più bella 20 anni fa di oggi Atene. Adesso è diventata un po' caotica. Comunque... bisogna sempre calcolare che è un paese 10 milioni di abitanti, un po' di più, e che Atene fa quasi
un quarto della popolazione. Quindi dobbiamo volerci un po' più bene. Sì, dobbiamo volerci più bene, ma dobbiamo avere, a mio parere, dobbiamo avere una prospettiva. Quello che manca all'Italia attualmente è una prospettiva. Cioè l'Italia è convinta che dopo l'anno in corso, l'anno successivo non aumenti di un numero, ma sia l'anno in corso reiterato. Cioè, un italiano è convinto che dopo il 2013 c'è il 2013 bis e poi c'è il 2013 ter e poi c'è la reiterazione del 2013. Cioè nessuno immagina mai che quello che facciamo è un progetto in avanti. Questo è il motivo per il quale non diamo opportunità ai giovani, perché non pensiamo che crescono. Tutti sono convinti che sono mammoni e rimarranno lì per sempre. Diciamo che anche il fatto di mantenere un po' la situazione così com'è può aiutare qualcuno ad avere maggiore, cioè diciamo così, a prolungare la propria situazione di privilegio. Ecco. Mette meno in discussione i privilegi acquisiti. Noi siamo l'unico paese di ancien régime perenne. Dove le posizioni acquisite sono stabili, dove l'idea di concorrenza dà fastidio. Sì, cioè, noi consideriamo la concorrenza una cosa quasi illegale. Cioè, consideriamo il monopolio il massimo desiderio dell'economia, però va fatta anche una considerazione seria. Cioè, in Italia siamo circa 60 milioni. Di questi 60 milioni... praticamente la metà non percepisce stipendio perché sono coniugi o figli. Di quelli che percepiscono stipendio, o percepiscono reddito, non dico stipendio, sono 30-32 milioni, circa 16 milioni, 18 milioni sono di pensione. Chi produce il denaro vero e proprio in Italia sono circa 12-14 milioni. Di questi 12-14 milioni, 6 sono di dipendenza pubblica, ne rimangono 8 circa. Di questi 8, 10, tra gli 8 e i 10, una quota significativa è legata a aziende che producono beni, i quali non hanno clienti ma utenti, cioè quello che fa la benzina, quello che fa l'elettricità, quello che fa il telefono. Chi produce beni per clienti, non per utenti, in Italia sono circa 6 milioni di persone. 6 milioni di persone fanno quelle robe che vanno, poi con la borsetta, all'aeroporto a Zurigo, da Zurigo vanno a Mosca, vanno in Cina, vanno in America. Sono quelli che fanno quella roba lì che genera la bilancia dei pagamenti. 6 su 60 sono troppo pochi. Sono troppo pochi, non c'è dubbio. Cioè, noi dobbiamo essere in grado di immaginare che i 6 diventino magari 7, 8, 9, 10, 12. Perché nello stesso campo i tedeschi, che sono 100 milioni, non ne hanno solo 10, come noi abbiamo 6 su 60, loro ne hanno 30. È per quello che il crucco funziona e noi funzioniamo un po' meno. Sì, comunque io devo anche dire che, adesso non so se anche qui sia solo una mia impressione, ma... leggendo i giornali tutti i giorni non ci si rende conto che poi non è che vada tutto male, ci sono anche delle realtà, come si diceva, questi 6 milioni che vanno in giro per il mondo sono all'interno di aziende che producono, che crescono come fatturato, so che ne parla pochi, no. Che assumono, che creano benessere non solo per l'imprenditore ma anche per le persone che lavorano per lui. Questa è una cosa che va divulgata ampiamente. Io ero ad una manifestazione confindustriale 2 settimane fa a Bologna e c'erano tra gli ospiti, è stata una cosa bizzarra perché c'era il proprietario di Pizza Express, che è un inglese, tramite un fondo che ha 500 pizzerie in giro per il mondo, al quale provocatoriamente, siccome sedeva vicino a Oscar Farinetti e all'ex ministro Paolo De Castro, insomma, che molti di noi sanno che era all'agricoltura, praticamente si parlava di cosa serve all'Italia per fare un po' di cose. Allora lui ha cominciato a dire che i ristoranti italiani in giro per il mondo, o in Italia, preparano dei piatti che sono assolutamente non in linea con quello che è il trend del gusto a livello internazionale.
Allora Farinetti gli ha ricordato, guarda che questa è la nostra carta vincente, quella di fare i tortellini a Bologna ancora come si facevano certo. una volta, e ha precisato, appunto, ha raccontato del suo progetto che forse se riescono a trovare i fondi entro la fine dell'anno troverà attuazione al CAB, cioè quella fabbrica italiana contadina che dovrà negli obiettivi di questo imprenditore portare un giro d'affari di circa lui parlava di 30 miliardi di euro e quindi produrre per lo Stato un vantaggio di svariati miliardi annualmente. E diceva appunto, noi siamo qui a parlare di 4 miliardi per l'IMU, 1 miliardo per l'IVA o viceversa, adesso non ricordo, basterebbe che io come altri imprenditori riuscissimo a portare avanti i nostri progetti, ecco che questi sono problemi che noi non avremo più. Ecco che allora viene da dire, lasciamo un po' andare i cavalli liberamente, quando naturalmente le cose che sono da fare sono progettate bene e hanno un senso, i nostri problemi sarebbero risolti immediatamente, perché le idee non è che manchino, è che manca così la facilità di attuarle. Adesso poi probabilmente è una mia lamentazio e mi piace però dire che bisognerebbe parlare di queste cose, cioè di gente che ha idee, di gente che fa e che si spende, ecco. Noi dovremmo immaginare di avere un maggior diritto in due direzioni, nella ridefinizione della nostra identità, che è quello che chiamo l'ecosistema umano, e in una sorta di competitività leggermente superiore di quella attuale che è costantemente protetta. Noi è un sistema dove ognuno appena può si fa proteggere. Ci sono dei campi nei quali non esiste, sicuramente nel food, fashion, furniture, non esistono ombrelli di protezione, perché in questi campi uno deve necessariamente competere perché è la dimensione del mercato internazionale che determina il successo delle imprese. E siccome il mercato internazionale non è condizionabile da un accordo fatto all'interno di un ministero, perché è libero, in quel campo lì diventiamo delle altre cose. Questo è il meccanismo complesso di un paese. Ma dobbiamo tornare all'argomento che è l'ambiente. Certo. Cioè questo tipo di competitività, in che misura è legabile l'ambiente? In che misura l'ambiente diventa uno strumento che abbia due funzioni? Uno di renderci a noi la vita migliore, che già non è male di per sé, cioè uno potrebbe anche dire meno ricco, cioè in fondo tutti i teorici della decrescita dicono potremmo anche vivere con un po' meno di lusso purché ci facciamo vivere meglio. Non è mica sbagliato del tutto. Quindi una delle conseguenze è su come viviamo noi, ma l'altra è su come noi possiamo competere nel mondo. E siccome la nostra competizione nel mondo non può basarsi su costi minori, su quello che si chiama una competitività da gara d'appalto, perché non saremo in grado, la nostra competitività si può basare solo sulla super qualità dell'immagine, cioè sul fatto che c'è un qualcosa in più che ci rende più simpatici. Cioè il cinese che viene a fare un contratto per comprare delle gru, se lo fa seduto alla terrazza del Bauer a Venezia, è molto più incline ad accettare 2 euro di più al peso del ferro. Allora, questi sono i parametri con i quali nascono delle competizioni diverse. Ma non solo. Le grandi aziende mondiali, quando pensano ai luoghi alternativi alla creatività, perché non pensano anche ai nostri luoghi? Ma non solo, quando noi ci proponiamo sui mercati, perché non torniamo ad essere veramente belli talvolta? Allora vengono tanti ragionamenti da fare. Noi abbiamo avuto dei simpatici incontri con una delle città terremotate, Finale Emilia, no? Finale aveva fino a un secolo fa uno straordinario braccio di fiume che formava il centro della città, arrivava fino al castello. Poi, con la naturale inclinazione alla modernità,
così come la nonna buttava via l'orologio del Settecento per comprare una sveglia di plastica, perché la nonna era un po' tonta e gli piaceva la modernità, questo canale fu coperto per far passare una bella strada asfaltata. Non potremmo immaginare di buttare la strada asfaltata, ripristinare il canale e fare di finale un luogo bello, no? Già che siamo, già che comunque bisogna intervenire, fino a ieri non si poteva intervenire, erano tutti lì, cioè c'era quello che aveva il negozio di scarpe, era mica felice se uno gli rompeva le scatole, ma adesso che l'ha chiuso il negozio di scarpe, cosa li rinfacciamo? La ciofeca come era prima o immaginiamo di poter progettare e proiettare? Allora torniamo al punto dal quale ero partito inizialmente. L'Italia oggi non è in grado di immaginare un suo futuro. Cioè l'Italia non è in grado di combinare una potente eredità del passato con una realtà attuale difficile da gestire. Cioè gli italiani hanno una crisi di memoria. Chi ne sia colpa non lo sappiamo, ma ormai non è più il caso di trovare il colpevole, è il caso di trovare la soluzione. Allora, in alcune ipotesi, e qui il laboratorio da qua a Bologna oggi sarebbe importantissimo, perché non è nato un dibattito sul laboratorio post-terremoto? Che se ne è parlato un po', però si è fermata lì la faccenda. Noi abbiamo tentato di dare un piccolo contributo, abbiamo fatto un paio di trasmissioni andando a vedere le diverse risposte date all'evento nelle diverse parti d'Italia e analizzando anche le questioni problematiche conseguenti. Allora, Gibellina oggi possiamo certificare che fu un'idiozia. Hanno costruito una sorta di new town grottesca che non soddisfa gli abitanti e hanno lasciato marcire una città straordinaria che potrebbe domani ancora essere restaurata. Punto uno. L'Umbria. I terremotati d'Umbria non avevano previsto il tempo lungo dello spostamento mentre si ricostruiva, sicché il ragazzino che aveva allora 9 anni, adesso ne ha 16, è abitato fuori, o fuori c'è la fidanzata. È difficile convincerlo a tornare a casa del bisnonno, dove la ragazza non verrebbe. La signora, nel frattempo, ha preso 8 anni in più, anche il marito, e hanno scoperto una cosa straordinaria, che una bella casa brutta dove si parcheggia davanti consente di portare a casa la spesa nelle buste di plastica molto meglio di quanto non lo fosse nella città antica. Questi temi nessuno li ha voluti discutere, perché probabilmente l'evento terremoto dava come conseguenza una ipotesi di reinvestimento abitativo diverso da quello che era in passato. Friulani no, i friulani si sa sono friulani, quindi non si capisce neanche se siete del tutto umani, sono friulani, loro se la sono ricostruiti con le loro mani, ci sono tornati ad abitare e uno va nei paesi friulani ricostruiti, sono delle meraviglie. Sono riusciti addirittura, la cosa incredibile, a dire abbiamo approfittato dell'opportunità catastrofica del terremoto per togliere le superfetazioni orribili che erano state messe con la plastica e con l'alluminio anodizzato. Però ho appena detto che non si sa se i friulani siano umani. Cioè, hanno fatto una cosa inattesa. È come se in alcune delle città terremotate dell'Emilia si decidesse di ricostruire togliendo tutto ciò che è di plastica o di alluminio anodizzato e ridare alle città un'eleganza che una volta non veniva percepita ma che oggi diventa un valore oggettivo. Temi dei quali però in tutta la penisola non si discute mai. Questa è la questione. Cioè, allora, la prima conclusione di questo ragionamento è che la vera questione ecologica in Italia è cerebrale. Cioè l'intervento di risanamento va fatto nei cervelli, va fatto nella sensibilità, va fatto nelle considerazioni e nelle prospettive che abbiamo. Il resto è conseguente. Ma se non riusciamo a cambiare il modo di considerare le cose, facciamo una grande fatica e non troveremo la soluzione concreta, che poi è complessiva. Cioè, pensate poi, l'ultimo argomento, se no vi divento noioso,
25 anni fa, noi pensavamo che il cambiamento del sistema di comunicazione, cioè il passaggio dal fax all'internet, avrebbe delocalizzato il lavoro all'interno dell'Italia. Cioè uno poteva fare l'ingegnere stando benissimo in un villaggio. Ma era un'utopia, non è mica venuto così, perché alla fine la gente, anche quando lavora, ha bisogno del dialogo fisico con gli altri e non del dialogo virtuale, e ha bisogno del contatto naturale con la vita e con le merci. Sicché questo sogno si è avverato falso, ma come sempre avviene, l'alternativa non era fra il sogno dello stare insieme alle capre da qualche parte nell'Appennino tosco-emiliano o come alternativa alla periferia di Milano. La via mediana non è ancora stata studiata, cioè in che misura, torno al caso Finale Emilia, che adesso è in crisi e verrà abbandonata da parte degli abitanti che nel frattempo prenderanno altre abitudini, i ragazzi si sposeranno in un altro posto e così via. Ma in che misura non si potrebbe immaginare che una parte di Finale Emilia diventi una parte del centro di elaborazione dati di una grande impresa? Non possa essere supercablata ed essere un luogo di ricerca, un luogo di lavoro alternativo. Sì, come alcuni auspicano, esatto, essere la darsena di città rannennate. Esatto, ma per esempio nessuno di noi sta tentando di mettere in discussione la più grande delle idiozie italiane, che è la normativa urbanistica. Cioè noi abbiamo una normativa urbanistica da fuori di testa. Ma voglio spiegarmi meglio, se no sembro uno pagato dagli speculatori. No. Noi viviamo in una civiltà che per 27 secoli ha considerato l'aggregato urbano una cosa fatta da una cosa che si chiama strada, e su questa strada le case si toccavano. E da sempre che queste case si toccavano, dietro avevano un giardinetto con una capra, o magari un coniglio. Qualche gallina. Ma davanti c'era il negozio, e accanto al negozio la finestra, e sulla strada si camminava. Poi uno faceva le scarpe e l'altro il gorgonzola, cioè il dialogo era fra formaggi e altri beni. Poi è successo nel 67 che crollò una palazzina mal costruita da Agrigento, e siccome il paese rimase spaventato, passarono in Parlamento una normativa che si chiama tuttora normativa transitoria. E dal 1977 noi seguiamo la normativa transitoria, la quale prevede che una casa debba avere una distanza dall'altra di 7 metri. Noi con quella normativa transitoria, che era nata per paura, che era nata per isteria e comunque per mancanza di intelligenza, abbiamo abolito 27 secoli di strada e abbiamo inventato la palazzina. Adesso che è passato mezzo secolo, dobbiamo avere il coraggio laico convinto di guardare la palazzina e dire: fa schifo, non la vogliamo più, cioè vogliamo tornare alla strada. Questo è quello che chiamo un ecosistema di tipo urbanistico. Questi temi non si affrontano mai. Abbiamo optato per la palazzina separata, per la palazzina col balconcino. Io vado ogni tanto a fare degli interventi anche nelle aree suburbane su questi argomenti. La sensibilità è mutata. Io ho trovato i miei coetanei, un po' di più, i settantenni, che abitavano una volta nella corte, poi gli hanno detto: no, la corte fa schifo, c'è un cesso solo sul ballatoio, e sono andati via dalla corte e sono andati nella palazzina. Sono stati nella palazzina all'inizio con passione, perché finalmente c'era la stanza con la lavatrice. Poi hanno aperto la finestra d'inverno al sesto piano, c'era il balcone di ferro, il geranio era già morto, e hanno guardato la nebbia e si sono messi a piangere. Adesso sono tornati nella corte della loro infanzia e si sono ricordati che allora nella corte esisteva il dialogo col vicino, magari anche la lite col vicino, ma magari la tresca con la vicina, e questa la tresca li ha fatti risvegliare. Hanno detto: ma se la corte fosse rimasta e l'avessimo ammodernata, cioè
se il nostro modello linguistico non lo avessimo radicalmente alterato e avessimo mantenuto un'ipotesi di ammodernamento dei modelli linguistici, non sarebbe stato meglio? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre oggi nei confronti del territorio. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre anche nei confronti del consumo del territorio, perché la palazzina, adesso abbiamo il diritto di dirlo, mangia territorio molto di più meno di quanto non lo mangiasse la strada antica. E perché la strada antica, adesso abbiamo scoperto, non è un luogo terribile, ma un luogo gradevole. Nel frattempo abbiamo fatto una scoperta miracolosa anche, che possiamo mettere i garage dietro nel cortile, quindi non è obbligatorio non stare nella casa di strada perché così non c'è il posto per parcheggiare l'automobile del papà, della mamma, del figlio A e della figlia, che sono le quattro automobili necessarie sia per la famiglia italiana che per la produzione. Ma anche per andare a fare la spesa in centro. Sì, esatto. Perché se no non ci va più. Allora, se uno torna a vivere in quella strada lì, allora proviamo a lanciare, questo è il tema di un ecosistema nuovo, e lanciare delle provocazioni serissime su tantissimi discorsi. Ultimo elemento, poi cacciatemi, quello dei materiali. Noi sempre per 25 secoli abbiamo costruito con delle strade dove le case si toccavano e i materiali che dal momento in cui venivano posti in essere miglioravano. Cioè un marmo messo lì il mattino dopo è un po' più bello, due secoli dopo è affascinante. Una plastica messa lì il mattino dopo un po' più brutta, un mese dopo è rigata, 10 anni dopo fa schifo. La plastica è nata nella cultura nord europea e americana, dove la casa non è fatta per sempre. Noi facciamo le case per sempre perché abbiamo la tradizione del cimitero. Andiamo al cimitero perché siamo stanziali a trovare i bisnonni. Loro non hanno questo problema, sono nomadi, quando il nonno è morto lo lasciano lì e vanno avanti con la tenda. Non hanno neanche gli armadi nelle case, hanno delle mensole. Esatto, non gli interessa, sono nomadi, cioè, hanno una cultura nomade, rispettabile. Infatti cantano meglio di noi, perché i nomadi cantano meglio. Scrivono anche romanzi più belli dei nostri, perché il nomade racconta. Noi invece facciamo delle cose noiosissime, però facciamo delle architetture fantastiche, delle sculture bellissime, non avevamo neanche dei cani nelle orchestre. Avevamo un'altra cultura. Il rispetto per la nostra cultura è quello che chiamo l'ecosistema della cultura. Allora, la mediazione oggi sulla quale bisogna cominciare a riflettere seriamente è che l'ecosistema non è solo il verde. L'ecosistema è una mescolanza fra ambiente naturale, ambiente antropizzato, ambiente antropologico-culturale. E che se si combinano questi tre elementi si può immaginare il ridisegno di una struttura sociale alla quale in fondo siamo affezionati. Allora, possiamo immaginare di fare delle città meno schifose? Possiamo provarci. Ne facciamo 1000 brutte, ma una ci proviamo a farla carina. Cioè una così, per esempio, per un atto di follia, un principe rinascimentale che è tornato vivo per una settimana e ha deciso un piano urbanistico dove si fanno saltare tutte le norme esistenti, la distanza fra gli edifici, dove per esempio si possa mescolare l'abitativo, l'ufficio e l'artigianale. Sarebbe, no, so che la normativa di oggi non lo consente, ma l'idea di avere accanto a casa uno che fa il falegname, fa bzzz, bzzz, non è mica male. Beh, a Parigi, in centro a Parigi. A Parigi è ancora così. L'idea che piace dirlo così tutte le volte, però sì, là no, è così e qua vado oltre. Allora, visto che mi ha tirato fuori Parigi, che è un po' casa mia, mio fratello era architetto a Parigi. Possiamo immaginare una cosa incredibile, che in questa strada cittadina l'unità minima di abitazione non sia 32 metri come chiediamo noi, ma possa anche essere 16 metri quadrati come a Parigi. E che anche l'ampiezza minima della cucina per un piccolo posto dove si mangia non debba essere necessariamente di 20 metri quadrati. Esatto, esatto. Allora, perché, ve lo chiedete, perché Parigi è piena di bar? Perché le case intorno sono piccolissime. E la gente vive la vita di collettività con la brioche al bar o col bicchiere di vino rosso.
Allora, non è che hanno ragione loro e torto noi, ma un ragionamentino su questo argomento, proviamo a farlo. Torniamo a guardare l'affresco del buon governo di Lorenzetti. Lì nella città dove tutti si accalcano, avevano delle case anche talvolta dei monolocali di 16 metri quadri e per questo motivo stavano all'osteria ad accoltellarsi, che era comunque più simpatico che accoltellarsi a casa, perché farsi uccidere dalla consorte a casa è squallido. Beccare la coltellata all'osteria è già più, in qualche modo più epico. Allora, cioè, proviamo ad usare queste tematiche per ridiscutere radicalmente il nostro modo di fare la città e di fare il consumo territoriale. Ultimo tema, qui entro proprio nel mio tema specifico. Guardate che la tecnologia per costruire su due piani corrisponde a un risparmio di costi enorme rispetto alla tecnologia della palazzina. Non c'è bisogno dell'ascensore. Se proprio uno rimbambisce come me, li fanno anche l'ascensorino, ma non c'è bisogno dell'apparato, non c'è bisogno della pompa potente per il sistema idraulico. Cioè, ci sono una serie di cose dove si risparmia, ci sono altri temi che si possono affrontare, possiamo riscoprire l'uso di alcuni materiali. La calce e le terre naturali per colorare l'esterno di una casa hanno un vantaggio, hanno un difetto orribile: non fanno guadagnare soldi alla fabbrica produttrice di vernici, questo è vero, quindi questo è grave. Hanno un vantaggio fantastico: costano un ventesimo, hanno un'altra conseguenza bizzarra: il tempo di applicazione è 3 volte superiore. Alla fine i costi sono uguali. In un caso il denaro va all'azienda, nell'altro caso il denaro va in lavoro e in materiali. Io sono un vetero socialista utopista, preferisco che il denaro vada in lavoro e in materiali, perché genera un altro tipo di vita, più simpatica. In un caso il paron tedesco che produce il plasticone si compra la 24esima Mercedes, ma a me non frega niente la sua 24esima Mercedes, mi interessa molto di più un bel imbianchino di Bassano che abbia una moglie simpatica e faccia i bigoi. Cioè, mi è più simpatico, perché quello è la mia cultura, lo faccio per difesa antropologica. Allora, proviamo a dire, ma c'è un vantaggio ulteriore, attenzione, quello è il grande vantaggio, è che il plasticone messo sulla parete dopo 12 anni comincia a screpolare, dopo 20 fa piangere, dopo 22 è obbligatorio rimetterlo. Mentre la calce colorata con terre naturali messe dall'imbianchino di Bassano, dopo 10 anni ha un po' di patina, dopo 15 anni ancora un po' più di patina e dopo un secolo è una meraviglia. Allora, possiamo immaginare di ridiscutere tutto il sistema edile, per esempio, i materiali, i sistemi applicativi, lo smaltimento, il costo ecologico. È vero che il costo ecologico apparente di un granito di montagna portato in Puglia è apparentemente molto elevato, ma apparentemente, perché lo trasporto una volta sola e una volta che è lì mi sta per un secolo e mezzo, mentre il prodotto industriale che ho messo lì mi dura 15 anni e lo devo smaltire dopo. Lo do nel campo del design questo esempio. Non voglio parlare male, ma c'è quell'azienda famosa del nord Europa che vende le cose a basso prezzo, non ho fatto il nome. Immaginatevi una delle tante. Questo forse non mi ricordo bene, perché sennò mi fanno causa domani mattina. Comprate una loro sedia, c'ha un enorme cartone intorno, portate a casa il cartone, dovete smaltire il cartone, dentro c'è la plastica, dovete smaltire la plastica, dentro c'è una sedia, la usate per 2 anni, poi dovete smaltire anche la sedia. Perché non spendete il doppio per una sedia di rovere? Oppure il doppio per una sedia in plastica termoindurente,
che fra 50 anni ci sarà ancora. Cominciamo a ragionare su questi parametri. Cos'è il rapporto nostro con i materiali? Per quale motivo ha a avere a che fare con il legno, con il vetro, con il marmo, con il ferro, con il bronzo, genera un tipo di edilizia diversa che avere a che fare con i derivati del petrolio? Generiamo una sensibilità su questo argomento. Immaginiamoci di rivedere l'urbanistica alla radice, buttando via le norme idiote. Voi lo sapete perché abbiamo l'Italia per secoli ha usato una cosa banale che troverete un giorno se fate un viaggio a Oplonti, nel Porcaio, a sud di Napoli, in mezzo a queste case orribili, c'è un buco e in questo buco c'è una delle più belle scoperte archeologiche recenti del 74, che è la villa di Oplonti. Se andate a vedere la villa di Oplonti scoprirete una cosa straordinaria. Le persiane erano uguali a quelle di oggi. Le porte erano uguali di oggi, erano uguali, la porta di Oplonti sono quelle bruciate poi ritrovate, cioè dopo l'evento versandoci dentro il gesso, la porta di Oplonti esattamente come una delle nostre, cioè la parte sopra la scansione un po' più alta di quella bassa, senza rapporto aureo, perché è basata in base all'altezza della traversa dove ci deve essere la maniglia, quindi è legata alla forma fisica dell'uomo, non alla forma astratta, certo, teorica d'architetto. Uguale alla porta nostra, le persiane sono uguali alle persiane nostre. Abbiamo fatto quella roba lì per 26 secoli e poi è passata una normativa in base alla quale per entrare nei finanziamenti dell'edilizia convenzionata e popolare andava abolita la persiana e introdotta la tapparella. Cioè, il dritone che riuscì a convincere la Commissione a mettere la parola tapparella merita un rispetto superiore a quello che abbiamo per Dante Alighieri, perché si fece una vita agiata da quel momento in avanti. Ma i cretini che accettarono quella norma andrebbero additati come se avessero preso a martellate la Pietà Rondamini. Cioè, perché hanno distrutto un pezzo del nostro linguaggio storico. Allora, questi sono dei temi importanti oggi da discutere. Cioè, che tipo di città, che tipo di manufatto, che tipo di materiale, che tipo di ricaduta ha il materiale sulla vita collettiva, che tipo di smaltimento per i materiali. Cioè, questo è immaginare un altro ecosistema Italia. E in più, che tipo di restauro sui materiali ereditati. Cioè, i materiali ereditati varrebbe la pena forse restaurarli. Cioè, ci costa meno, ci costa di più sul momento, ma ci costa meno storicamente. E soprattutto sia l'uno che l'altro hanno il grandissimo vantaggio, cosa che hanno già scoperto quelli della moda e del design, che ci danno un'identità. Noi esistiamo in quanto abbiamo l'identità. La persiana è fondamentale alla promozione del maccherone. Non c'è maccherone senza persiana. Quindi, in poche parole, recuperare il passato, ecco, cercando di essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e non timorosi del giudizio di qualcuno che forse ci vuole anche un po' imbrigliare, no, perché ci teme anche. Perché dobbiamo forse avere il coraggio di recuperare la nostra lingua, cioè non vergognarsi di essere ciò che si è. Noi siamo sempre un po' imbarazzati perché sembriamo... ci sembra di essere un po' rozzi se siamo ciò che siamo, non è mica vero. Non siamo, in fondo un po' antipatici lo siamo anche, ma mica poi così tanto. Bene. Il mondo di domani chiede l'identità. Non è vero che il mondo di domani voglia una globalizzazione unica. Vuole sì certo che in alcuni campi ci siano dei linguaggi trasversali percepibili da tutti, ma il successo che abbiamo ottenuto laddove siamo rimasti linguisticamente autonomi, appunto dal cibo alla moda al design, quel successo dovrebbe essere in un qualche modo incoraggiante, perché lì vogliamo diventare, abbiamo capito che dobbiamo essere
E perché nell'urbanistica fingiamo di essere Oklahoma City? Perché quando si allarga una città come qui si perdono i paradigmi e i parametri e i morfemi e la lingua che si è parlato nel centro, e fuori nascono delle robe che non si capisce perché si andate. Cioè, cominciamo a ragionarci, cioè cominciamo veramente a fare una sorta di ripensamento complessivo di ciò che è l'Italia, calcolando che quella intelligenza che ci portò a fare le città catastate d'una volta aveva già percepito perfettamente le tematiche di oggi. Non penserete mica che per i signori del Rinascimento, del tardo Medioevo, la questione del consumo territoriale non fosse importante come oggi. Lo era di più ancora, perché allora la ricchezza era fisiocratica e si capiva, per alcuni era mercantilista, per i fiorentini, ma per i ferraresi era fisiocratica, cioè era la capacità produttiva agricola che determinava la ricchezza del paese, anche perché determinava la corpulenza degli abitanti, come tali la forza militare. Cioè, mandare i gracili a battersi era totalmente inutile. Quindi noi abbiamo già avuto dei percorsi in questa direzione. Allora, perché non risparmiare il nostro terreno attraverso una rimessa in discussione radicale? Recuperando quello che già sappiamo. Certo. Cioè, un po' più di autostima. Un po' più di autostima. E perché dobbiamo continuare a fare i funghetti? Cioè, solo perché uno ha letto male il Le Corbusier del 1920 e lo ha diffuso. Il Corbusier era una brava persona, ma era un pazzo. Ricordatevi che Corbusier era svizzero, bisogna stare un po'. Cioè, non è una. Cioè, lui immaginava la sua città come un posto dove uno abitava nella torre H, lavorava nella torre Z, andava a svagarsi nella torre N e andava a comperare nella torre O. Il tutto legato da un sistema di trasporti eccellenti. Abbiamo scoperto che la strada si è subito intasata e che se mi manca un pezzo di formaggio non ce l'avrò mai più, perché tornare alla Torre O per comprare il pezzo di formaggio è un'impresa inumana. E poi abbiamo fatto una scoperta formidabile, che la cosa più bella del mondo è avere un negozietto che costa un po' di più, ma chi se ne frega, e che mi vende il grano sotto casa. Perché è vero che costa di più il grano sotto casa, ma è vero che non devo tirare fuori l'automobile, è vero che risparmio il tempo, è vero che incontro forse anche un amico con il quale faccio due chiacchiere e poi vado a prendere l'aperitivo di fronte. Cioè abbiamo scoperto che esiste un modello umano che è più importante del modello econometrico. E che conosciamo bene. Esatto, che è molto più simpatico stare nel centro di una città italiana che nella periferia di una città moscovita. Infatti appena può quello di Mosca viene qua, non è successo l'opposto. Allora, su questi argomenti dobbiamo ragionare e dobbiamo immaginare di non fare delle periferie ulteriori moscovite. Certo. Cioè siamo stati troppo a lungo afflitti da linguaggi che non ci erano naturali. Non perché ce l'abbia su quei moscoviti, poveretti, ma perché era innaturale. Che avrebbero voglia di venire qua. Vorrebbero tutti venire qua. Quindi facciamo solo l'analisi dei flussi. Dei flussi energetici, la questione già si chiarisce. E adottiamo i famosi. E adottiamo i ricchi. Noi abbiamo un compito, dobbiamo riscoprire la qualità del nostro passato per migliorare l'umanità. Noi siamo dei missionari. Bene. Con queste parole ringraziamo Luis D'Averio. Per affrontare una questione molto seria. Vado avanti con la collezione mosaica. Dov'è la mosaica? Dov'è Anna Fiesta? Vediamo la mosaica. Ma questa è la mia vittoria. Ci vediamo Mario. È la nostra mosaicista ufficiale. Che non procurano per me. Ma poi li mettiamo in giro da cotonaio. Esatto, perfetto. Che c'è anche sulla copertina. Sì, esatto, è l'ambiente.